Ciao a tutti Nesini, sono qui con un nuovo video. In questo video andremo ad aprire questi tre ovetti di Justice League, di due serie diverse. Abbiamo questa serie che è un po' vecchio stile, diciamo, che è questa qua con l'ovetto nero. Queste le ho trovate in tabaccheria o in qualche bar, potete trovarle. E questa invece è la versione più nuova della Justice League. Ne ho già aperti tre, due il mio ragazzo e uno io. Allora, in uno precedentemente ho trovato questo che è fantastico. Ed è un portachiavi di Superman. È spettacolare e è puffy, vedete? C'è l'aria dentro praticamente. Questo è spettacolare. E il mio ragazzo ha trovato in uno di questi una trottola di Flash e poi un portachiavi di Flash in plastica dura trasparente, pure quello molto molto bello. Quindi ora andremo ad aprire questi altri tre e vediamo chi troviamo. Cerco di non romperli troppo, insomma, di preservarli un pochino. Aspettate, vediamo se. Ok, riesco a diciamo, togliere la plastica senza romperla troppo. Anche se con questi è sempre difficile. No, non ci riesco più di tanto. Beh, sì, via. Ok, vediamo subito cosa c'è qui dentro. Una trottola di Superman. Molto carina. Con queste caramelline e questi sticker dei loro quattro, Batman, Superman, Flash e Lanterna Verde. Poi, questi altri hanno anche questa specie di cosino attaccato di carta. Vediamo un po' chi troviamo. Aspettate che non vorrei rigarlo eccessivamente con le forbici, ma mi sa che qua servono. Ok, poi ditemi se li avete presi o se diciamo, li avete trovati nella vostra città. Sono veramente, veramente carini. Ah, qua ci sono anche due buchetti. Un altro portachiave di Superman. Questo qua piace sicuramente a Lara con un adesivo di Wonder Woman. Stupendo. Poi. Ultimo ovetto, questo sarà un video abbastanza rapido, ma sono molto molto carini. Poi se riesco vi metto una foto di quelli del mio ragazzo, così vedete anche le sorprese che ha trovato lui. Un'altra trottola, stavolta di Batman. Bella, con l'adesivo. Di Wonder Woman con appunto questa, diciamo. Come posso dire, questa copertina di un fumetto sembrerebbe copertina vintage di un fumetto stupenda in cui sta tipo catturando una specie di dinosauro, Lizard Man, non lo so chi sia, però stupendo. E vi faccio vedere un attimo la checklist. Scusate se sentite rumori fuori, ma c'è gente che urla, non so perché. Stanno facendo un macello, aspettate. Ok, si sono calmati leggermente, non so perché la gente urli, vabbè. Comunque abbiamo questi tre portachiavi, vedete, uno sono tutti trasparenti di Superman, Batman e Wonder Woman. Poi abbiamo tre palline rimbalzine con anche Flash, tre trottoline con Wonder Woman, Batman e Superman, 12 varianti di sticker. Poi abbiamo queste che forse sono delle spille, non capisco però, credo siano spille. Questi qua credo siano magneti e queste qua che sono delle tre varianti, diciamo, di come si chiamano? Quelle cosine per sparare dischetti, sparadischi, insomma, chiamiamoli così. Sono molto carini, molto molto carini, veramente mi piacciono un sacco, soprattutto i portachiavi sono fantastici, quindi top. Ma anche le trottoline molto carine e gli sticker sono molto belli e originali, devo dire. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, qual è la variante che preferite tra queste. Io devo dire che non so scegliere, ma questa qua con i portachiavi e gli sticker mi sa top. Quindi ditemi nei commenti se vi piacciono, io adoro questi portachiavi. Se li trovate o se li avete trovati, ditemelo qui sotto nei commenti.
Il video è stato breve, ma finisce qui. Noi ci vediamo in un prossimo video. Vi mando un bacione, un salutone. E niente, appunto, se volete vedere anche le foto di quelli che ha trovato il mio ragazzo, cercherò di metterveli a fine video. Un bacione, alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, commentate e partecipate ai giveaway. Noi ci vediamo prestissimo. Ciao!